attenzione! Ma là c'è un poliziotto, ho visto. Aspetta che diamo a lui, magari ne sa qualcosa. Cosa? Come si chiama Ravanello Picasso? Ok, mi scusi signor Ravanello Picasso, ha sentito quell'esplosione? Mi scusi? Ma stai zitto, cretino! Io ti vedo! Mi scusi, non ho capito bene, forse ci siamo capiti, ma allora io mi chiamo Dunis, eh? Allora, come mai c'è stata questa esplosione? Io ho sentito un rumore, lei l'ha sentito? Ok, penso che lei non sia normale, vero? Cioè, penso sia abbastanza sicura questa cosa, no? Beh, in effetti l'esplosione l'ho sentita anch'io! Sai, proveniva da dietro le montagne, una cosa un po' strana, una cosa tutta quanta misteriosa, non so se ci siamo capiti. Potrebbe essere di una strana entità di Minecraft, Vrestaft. Ok, ho capito, quindi lei è molto normale, vedo, sì. Cosa devo fare secondo lei per poter, no, per poter capire che cosa c'è in questa esplosione? Cioè, insomma, di che cosa tratta questa esplosione? Cosa devo fare? Allora, quello che deve fare lei è semplicemente andare a prendere del carbone. Così io le darò dei diamanti che potrà utilizzare. Ah, ma scusi, lei per il carbone mi dà dei diamanti? Ovviamente non le do i miei personali diamanti, ma le darò i diamanti dello stato dei villager, che si chiama Village Stato. Ah, ho capito, quei sì, certo, d'accordo. Grazie mille, io prima di tutto le do un fiore, visto che è molto bravo. Non gli interessa il fiore, va bene, allora io vado a trovare del carbone. Comunque, certo che è stata davvero strana quell'esplosione. Io non voglio avere niente a che fare con queste cose molto strane. È vero, stai attento, bel ragazzino, se non vuoi morire. Guardate intorno, insomma, non c'è molto altro che puoi fare qua se non morire. Ok, d'accordo, va bene, io me ne vado via per sempre, Dio, ciao. Ma che strana, queste persone sono proprio strane, io non voglio averci più nulla a che fare con queste persone, davvero, tutte le volte succede qualcosa di strano, io veramente sono scioccato da queste figure molto ambigue. Vado a trovare del carbone che è meglio. Guardate, cioè, ce lo siamo praticamente chiamati. Era praticamente qua. Adesso prendiamo questo carbone e diamoglielo a questo pazzo malato di mente di un poliziotto. Io non so a che caspita gli serva il carbone. Io veramente non ne ho la più pallida idea a cosa gli possa servire, quali piani malefici ha lui in mente. Perché è là poi soprattutto a spiare il villaggio dei villager? Non ha molto senso questa cosa. E poi cos'era quell'esplosione? Ha detto che qua intorno si nasconde qualcosa, ma io non sto vedendo niente. Vediamo se c'è qualcuno che mi sente. Mi scusi, c'è qualcuno? Scusatemi, yuhu! Non sembra ci sia qualcuno. Ma, veramente, forse solamente fuori quel poliziotto. Può essere, perché una persona che parla così non è normale. Voi che ne dite, ragazzi? È veramente fuori di testa. Vabbè, adesso io gli riporto questi diamanti, così voglio vedere se mi dà veramente questi famosi diamanti, oppure se è solo fuori di testa. Che secondo me è solo fuori di testa e basta. Ecco a lei i diamanti, tenga. Oh! Vedo che hai fatto bene! Mi scusi, si sente bene? Sì, allora, stavo dicendo, mi scusi, a volte ho qualche malattia, però penso che vada tutto ok. Ok, d'accordo, però mi raccomando, adesso stia calmo. Allora, i miei diamanti me li vuole dare o no? Beh, visto che mi hai portato il carbone, sei stato molto gentile, e quindi io non ti posso dire che non te lo do. I diamanti di cosa pensavi, brutto stupido? Ok, io me ne vado, io basta, io lei mi spaventa comunque, signore, mi spaventa molto. Ma è stato gentilissimo, ma la ringrazio, mi ha davvero dato 16 diamanti per 20 di carbone.
Ma allora lei è fuori di testa. Comunque, grazie mille di questa ricompensa molto generosa, devo dire, caspita. Però adesso mi spiega cosa vuole fare con il carbone, perché io sono curioso. Beh, ragazzo, sono affari di Stato, io non ti posso dire niente. Ti posso solamente dire di non camminare, di stare attento in questo posto, perché si nascondono cose terribili là fuori. Cose molto terribili che i tuoi occhi non hanno visto, ma che io purtroppo sì. Forse è anche per questo che sono diventato così pazzo. Ad ogni modo, va e goditi la vita e vattene via da questo posto immediatamente. Ok, me ne vado, arrivederci. Grazie per i diamanti comunque, lei è stato molto gentile. Comunque il carbone se lo prenda, se no poi magari scompare, non so. Grazie comunque, grazie mille. Me ne sto andando, sì. Sì. Ragazzi, ragazzi, stiamo attenti. E là, avete visto? Avete visto? Era un pazzo. Questo qua era un pazzo. Guardatelo là, guardatelo là. Ah, secondo me questo qua nasconde qualcosa. Non so che cosa c'è in questo posto e non so perché c'è qualcosa in questo posto. Non so che cosa ci sia, soprattutto. Veramente, sono molto curioso di scoprirlo insieme a voi. Mannaggia, ma che cos'è che avranno? Questi villager mi sembrano villager normali in fondo. Cioè, certo, sono un po' fuori di testa. Ok, è vero, ma sono sempre stati fuori di testa i villager. Però questo poliziotto nasconde qualcosa e io voglio scoprire che cosa nasconde. Forse è l'ultima cosa che faccio.